Ciao grattini, allora, ho già deciso di fare il video dei miei profumi, perché io adoro i profumi, già ve l'ho detto, e ci tenevo a fare un video appunto che riguardava i profumi, dove vi faccio vedere la mia collezione e vi faccio vedere anche un altro profumo che ho usato un bel po' d'anni fa, solo che ho tenuto la boccetta perché l'ho sempre amato, comunque ve lo volevo pubblicizzare, non so nemmeno se lo vendono ancora, però così. Allora, cominciamo dai due più recenti, cioè i miei bonbon. Adoro i bonbons. A dire la verità, il più recente è questo, Melody. Molto carino. Una fusione di note ti regalerà ispirazione ed energia pura. È molto bello. Questo è fatto così, viola. E profuma di mela verde. Non so se avete presente quell'odore. Ed è davvero buonissimo. Sì, me lo metto pure. Ok, è buonissimo, l'ho pagato 2,50 euro, mi pare. Poi, un po' prima, qualche giorno prima, avevo preso anche questo di Bon Bons al milkshake. Spruzzati con la dolce... sì, spruzzati, ok. Con la dolcezza del latte per iniziare la giornata con una carica di allegria. E questo è un odore molto più dolce, appunto, al milkshake. Ok, questi sono i due più recenti. Poi ho questo che è, ho chiuso il tappo bene, che è un regalo. Mi piace tantissimo, della First Lover. E sì, appunto è un regalo della mia migliore amica, fatto così, rosso. E se ve lo devo descrivere, ha un profumo fresco, sì, è un po' fresco e floreale, molto floreale. Più floreale che fresco, a dire la verità. È molto carino che ha questa specie di diamante come tappo. Ok, poi questi due che mi piacciono tantissimo, sono molto lunghi come vedete. Questo me l'ha regalato, sono tutte e due della Nani. Questo me l'ha regalato la sorella della mia migliore amica ed è la profumazione Delirium, che è floreale, come si vede anche da... È buonissimo. Allora, questo è floreale, profuma non solo di rosa o solo di violetta, queste cose qua, ma diciamo è un miscuglio di profumi di fiori tutti insieme. Appunto è molto floreale e davvero buono. Sono Made in Italy e al Delirium. E questo mi è stato regalato. Poi io e la mia migliore amica ci siamo riandate a quel negozio. E abbiamo visto quelli nuovi, mi sono presa questo. Ah, le ho pagate tutte e due 1,90 euro, quindi niente, tutte e due, vabbè, l'altro mi è stato regalato, comunque sono costati 1,90 euro. E io mi sono preso questa, la vaniglia e frutti. Io amo l'odore di vaniglia e l'odore di frutti, quindi questo profumo potevo non comprarlo. È buonissimo. Appunto, l'odore è di vaniglia, però è più fresco, appunto, perché c'è l'aggiunta di frutti. C'è un odore anche fruttato. È buonissimo. E niente, ce l'ho tutti a spruzzo. Così. E ovviamente il disegno cambia, ci sta la vaniglia. Poi questo, anche questo è nuovo, molto nuovo, ha il papavero suave dell'erborario. Appunto, è fatto così. Queste sono 100 ml di prodotto e è buonissimo. È un profumo più da signora che da ragazza, ma mi piaceva talmente tanto che l'ho dovuto comprare. Questo è floreale, proprio sul floreale puro. È buonissimo, non vi so spiegare. L'unico punto dolente di questo profumo è che dura pochissimo e quindi te lo devi spruzzare, cioè te lo devi mettere proprio in borsa perché poi te lo devi spruzzare, quindi sì, dura poco. Però fa niente, mi sono tenuta la scatolina, lo rimetto sempre dentro così per fare le cose ordinate. Poi questo, ve ne ho già parlato un bel po' della marca Blue Girl e è buonissimo. Allora, è fatto così. Carino. Questo è fresco, è molto fresco, appunto l'ho usato al mare tutto agosto, perché è fresco, cioè è da usare al mare secondo me.
Comunque si vede anche dalla scatola. Una scatola molto carina, ma che ricorda il mare, la spiaggia, l'estate. Un altro che conoscete se mi seguite perché ne parlo in continuazione, ne ho parlato in continuazione, è questo. Questa è dell'Acquolina, acqua profumata alla panna e fragola. Questo non finisce mai. Cioè, l'ho messo talmente tante volte e ancora non è finito. Questo ha un odore appunto di Big Bubble. Sembra l'odore di Big Bubble. Comunque un odore molto, molto dolce, dolcissimo. Si sa proprio di panna e fragola e si avvicina molto all'odore di Big Bubble. Quindi se non vi piacciono i profumi troppo dolci, non è profumo adatto a voi. Nel mio caso, io li adoro, quindi mi piace tantissimo. Poi volevo farvi vedere questo profumo, che è appunto quello che mettevo un paio d'anni fa, molti anni fa, forse andavo anche in quinta, ora vado in terza media, della Mariella Burani. Questo qui. Non so se esiste ancora in vendita, perché comunque è di parecchi anni fa. È carino, con queste rose, che si impolverano subito, l'ho appena pulito, ma vabbè. E è fatto così, è molto carino, elegante, è buonissimo, è floreale, molto floreale appunto. Spero che il video vi sia piaciuto, è finito, vi ringrazio tutte dei commenti e di tutto davvero e ciao!